E io ora chiederei al professor Cavicchi se ha voglia, tempo e disponibilità di dirci, di tirare un po' le fila di questo nostro discorso, visto che, come ho detto, nessuno di noi è esperto di sanità se non per quel poco che abbiamo imparato, e grazie a lei abbiamo ancora imparato meglio, e se è disposta anche a darci una mano per il futuro. Grazie, professore. Parola a lei. Grazie a voi, grazie. Allora, sono molto indeciso perché sarei tentato di inseguire i tanti problemi che sono venuti fuori, ma non c'è il tempo. Però alcune cose le vorrei dire che mi hanno colpito molto. Innanzitutto, fatemi rispondere a quella che ha parlato, che ha detto, ma perché la gente non si muove? Voglio una parola proprio microscopica, una risposta microscopica. Io invece credo che la gente si muove però silenziosamente e privatamente. Io vedo che aumenta sempre di più il grado di sfiducia verso la sanità pubblica. Io vedo che aumenta sempre di più la violenza contro gli operatori. Io vedo che aumenta il contenzioso legale. Il contenzioso legale oggi è una forma di conflitto sociale, se noi lo prendiamo in senso sociologico, ecco. E penso con timore che questo scontento sociale che sta montando e che ogni persona vive personalmente possa saldarsi con questo processo di privatizzazione, perché le privatizzazioni si fanno anche quando la gente è scontenta. Abbiamo appena sentito un signore che ci ha raccontato che in lista d'attesa per un anno per fare una cateratta, come può essere lui contento e come può avere fiducia nella sanità pubblica? Ecco, quindi la gente si muove, ma si muove, tra virgolette, non fa manifestazioni di piazza, questo sì, però si muove e poi si muove sulla propria pelle, proprio sulla propria pelle, perché il cittadino fa esperienza proprio empirica della salute pubblica. Prima questione. La seconda questione che voglio dire è che ha ragione, secondo me, Francesca della CGIL a dire che su questo PNRR non c'è stato confronto e non c'è confronto. Io sono rimasto molto colpito da un episodio. Praticamente il ministro della Salute ha deciso di fare le case di comunità, come è stato detto, ma senza mettersi d'accordo con nessuno, senza chiamare nessuno, ha deciso che 40.000 medici di famiglia debbano andare lì alle dipendenze pubbliche. Ovviamente i medici di famiglia si sono ribellati, come era ovvio che si ribellassero. Io mi sono chiesto, ma insomma, voglio dire, Speranza di politica onomastica ha esperienza, ma come può pensare di decidere di mandare 40.000 operatori di cambiare il loro stato giuridico senza fare un accordo, una preintesa, chiamarli, eccetera? Adesso cosa è successo? Che Speranza sta tornando indietro perché non passa. Ovviamente. E già ha cominciato a dire non è importante, rimanete negli studi, però vi integrate. Cioè ci sta spiegando che faranno un papocchio, terribile papocchio, alla faccia del territorio. Quindi è vero che non c'è un confronto ed è spaventoso, perché insomma decidiamo comunque di spendere una ventina di miliardi, cioè decidiamo di mettere le mani in un sistema delicato. Farlo così in maniera, tra virgolette, monolaterale mi pare proprio un errore. Su questo concordo pienamente con le considerazioni che in particolare faceva Leonora su questo aspetto. La seconda cosa che voglio dire è che credo che abbia ragione anche, se non sbaglio, Daniela nel dire che dobbiamo fare degli approfondimenti. Io mi rendo disponibile per farli, ma approfondimenti per davvero. Perché dobbiamo un po' capire le cose come sono andate, dobbiamo entrare nel merito. Per esempio, io sono uno che difende da quando sono nato la riforma sanitaria. Ma la riforma sanitaria non è una riforma perfetta, cioè ha dei problemi anche la riforma sanitaria. Lo dico a Eleonora che ha fatto la consigliera. Un errore che ha fatto la riforma sanitaria è di finanziare il sistema a spesa storica, per esempio. Questo ha fatto crescere enormemente la spesa e ha creato il problema
dell'insostenibilità. Ecco. Un altro errore che ha fatto la riforma sanitaria è che non si è preoccupata minimamente di, non dico di riformare la medicina, ma almeno di, non, di preoccuparsi di aggiornare perlomeno i contenuti, oltre che preoccuparsi del contenitore. Noi abbiamo ancora, io insegno medicina, noi formiamo ancora medici con dei programmi di formazione molto vecchi, molto, molto superati, insomma, eccetera. Cioè la riforma contiene, ha delle aporie, ha delle lacune, delle carenze inevitabili, erano quelle del tempo, insomma. A noi tocca però la laicità di intervenire, aggiustare, perfezionare, insomma. Un errore che ha fatto la riforma sanitaria, secondo me, è per esempio di aver svalutato completamente il ruolo delle prassi, il ruolo del lavoro proprio. Vedete, io vengo dalla sanità, vengo dalla gavetta, ero un ospedaliero, e vi assicuro che quando una prassi professionale non cambia, voi potete fare tutte le riforme che volete, non si cambia niente. Se un medico continua a lavorare come il medico che lavorava alla mutua, ci sarà la mutua. C'è molta continuità, molta invarianza. Le prassi sono state molto sottovalutate. Io invece, se potessi, rifarei una riforma a partire dalle prassi, a partire dai lavoratori, dagli operatori, dai modi di lavorare, dalle metodologie, dagli approcci, eccetera, eccetera. Però approfondiremo. Mi rendo disponibile a fare un approfondimento, decidiamo come, vediamo come farlo, insomma, fatto bene, per bene, eccetera. Volevo anche dirvi una cosa semi-privata, diciamo. Quando Giulia Grillo era ministro della sanità, io le proposi di mettere su un board nazionale. Cioè gli ho detto, chiamiamo il meglio del meglio, chiamiamo la gente che pensa, le esperienze, eccetera, e facciamo un bilancio, perché in politica i bilanci non si fanno mai. Si fa una legge, non si sa come va, si continua, questa continuità. Facciamo un bilancio, facciamo un'indagine sulle criticità del sistema e su ogni criticità proponiamo delle proposte di soluzione. Mi disse di sì e poi si tirò indietro. Riproposi l'idea a Speranza, neanche mi rispose. Cioè io il bisogno di fare veramente un'analisi fatta come si deve lo sento molto, perché devo capire dove devo andare, se devo girare a destra, a sinistra, andare avanti, andare indietro, bisogna capirlo. Faccio un esempio semplice. Abbiamo fatto le aziende nel 92. Beh, io vorrei capire com'è andata sta cosa, se è andata bene, se c'è convenuta, non c'è convenuta, se ha creato problemi, non ha creato problemi. Ecco, abbiamo introdotto nelle leggi l'obbligo dell'appropriatezza, una cosa, vi assicuro, terribile dal punto di vista epistemologico. Com'è andato l'obbligo dell'appropriatezza? Vogliamo che c'è queste cose. Oppure c'è, siccome vedo Chiara Rinetti, adesso la faccio un po' arrabbiare, abbiamo introdotto l'intramenia. Com'è andata l'intramenia? Perché guardate che è una cosa delicata, cioè con l'intramenia scavalchi la lista d'attesa, insomma, voglio dire, se paghi ti curo, ecco, è un po' delicata la cosa. Adesso senza entrare nel merito, facciamolo approfondimento e facciamolo bene. A me ha colpito molto una frase di Leonora, la frase conclusiva del suo ragionamento, che ho apprezzato davvero molto, perché anch'io la penso così. E le scelte che fa il PNR sono muri, Leonora, sono solo muri. E lo dice apertamente, scelta strutturale. Vabbè. Lei ha concluso dicendo, se mi guardo intorno ho bisogno, come l'aria, di fare una riforma, ma non vedo chi la possa fare. Questo è un problema. Questo è un problema politico. Io non credo che la riforma di questo genere la possa fare la Lega. Non credo che la possa fare chi altro. Cioè, questa è una roba che tocca la sinistra. Noi un discorso alla sinistra lo dobbiamo fare. Quella che c'è. Ma non è possibile. Cioè, questo benedetto riformista che non c'è, bisogna che esista. Lo dobbiamo inventare in qualche modo. Anche prendendo a calci per calci in culo, ecco, ma dobbiamo un po' spingerlo, perché non è possibile. Io sono convinto, e questa è la mia preoccupazione vera, che davvero se non mettiamo le mani in termini riformatrici fatti bene, la perderemo la sanità pubblica, la perderemo. C'è poco da fare.
e non solo per la ma la perderemo per tante ragioni. Io che mi sono andato a studiare tutti i meccanismi dell'economicità dentro un'azienda, ma l'azienda ha personalità giuridica pubblica, ma è diretta dal diritto privato. L'azienda è una forma di privatizzazione. Noi di privatizzazione, nel nostro sistema, ne abbiamo avuto due, una interna e una esterna. L'interna è quella fatta con le aziende che ci ha portato i livelli essenziali. Non so chi di voi diceva che non ama il concetto di essenzialità, mi associo totalmente. Il concetto di essenzialità è un concetto che sta sotto al minimo, è l'indispensabile, il salvavita. E io non ho lottato come abbiamo lottato per anni e anni e anni per avere il salvavita. Voglio ricordare a tutti voi che non solo nella riforma sanitaria sono andate le lotte operaie sulla salute, ma è andata anche la lotta per la 180, è andata anche la lotta per l'emancipazione delle donne. Se non c'era la lotta per l'emancipazione delle donne, noi il consultorio non ce l'avevamo. La salute della donna è entrata in riforma. Cioè, sono tutti quei movimenti di emancipazione che hanno anticipato la riforma sanitaria. La riforma sanitaria è del 78. Questi sono tutti movimenti pre-78 e sono andati lì dentro. Ecco. Quindi io penso che il mio cruccio è questo, davvero, perché penso che questa cosa della pandemia paradossalmente rischia di farci tornare indietro. Vedete, avete descritto molto bene le incertezze che si sono sulla casa di comunità, l'ospedale di comunità, 8.000 posti letto. Vi riassumo, se io faccio il conto del tipo di ospedali che abbiamo, ho quattro tipi di ospedali, lo dico a chiara rinetti. C'ho l'ospedale di base, l'ospedale di primo livello, l'ospedale di secondo livello e l'ospedale di comunità. Stamattina leggevo che adesso stanno riaprendo tutti gli ospedaletti che abbiamo chiuso in questi anni. Vi ricordate la battaglia contro gli ospedali dei 120 posti letto? Stanno cercando di trovare dei locali per fare questi ospedali di comunità. Sono andati a recuperare delle vecchie scuole. Questa è la risposta alla pandemia. Allora, la cosa che mi stupisce è che quando vado a leggere il PNRR scopro, io faccio l'epistemologo di mestiere, voglio dire, che vedo che tutto l'impianto che c'era nella 229 della Bindi l'hanno portato nel PNRR. Tutta la riforma della Bindi è tutta, Leonora, è tutta imperniata su questa fraintesa integrazione tra ospedale e territorio. Abbiamo portato avanti un pregiudizio contro l'ospedale. Abbiamo deospedalizzato, tagliato via. Cioè io mi ricordo anche le vostre prodezze lì alla Regione Piemonte, quando tagliavano posti letto, e dicevano sempre lì in Piemonte, tanto li riconvertiamo nel territorio, ma nel territorio non abbiamo riconvertito niente, niente. E abbiamo avuto i pronto soccorsi che si riempivano di gente, di barelle, che dormivano per terra, perché non avevamo gli sbocchi per il ricovero. Allora, senza farla troppo lunga, sull'ospedale poi c'è veramente da gridare allo scandalo, insomma, ci ripropongono questo vecchio regolamento del 2015, che praticamente è l'idea dell'ospedale minimo. Se a me una cosa mi ha insegnato la pandemia è che non ho bisogno di un ospedale minimo. Minimo vuol dire il minimo posti letto. Noi ancora portiamo avanti una regola che definisce l'organizzazione interna dell'ospedale sulla base del posto letto. Lo chiedo a Chiara, e le complessità cliniche che fine hanno fatto? E le complessità tecnologiche che fine hanno fatto? Ma posso continuare a definire un ospedale sulla base del posto letto, che era il criterio del 1968, riforma ospedaliera Mariotti? Insomma, non la faccio lunga. Io mi dichiaro disponibile a fare un approfondimento, a continuare questo confronto che mi è piaciuto molto, vi ringrazio molto, interventi molto importanti. Abbiamo appena rotto il ghiaccio, però questa signora che ha detto che bisogna approfondire c'ha ragione. Secondo me c'ha ragione. Bisogna entrare un po' dentro, anche perché quando si parla di voler riformare qualcosa, bisogna avere le idee chiare. Io finisco con un ricordo personale che raccontava Maria Angela. Qualche anno fa ero il responsabile della sanità della CGIL Confederale.
nazionale. Un giorno a Roma c'erano due manifestazioni contemporaneamente. Una era degli abitanti della Val Bormida contro l'acne e l'altra era degli operai dell'acne che volevano la salute in fabbrica. Tornai in CGIL e andai a parlare con il mio segretario generale dicendogli: guarda che non funziona, qui abbiamo operai contro i cittadini per la salute, è una contraddizione che bisogna rimuovere. Vabbè, la faccio breve, siamo arrivati e ci siamo decisi, abbiamo istituito il Dipartimento per la Salute e Ambiente, si chiamava così, l'avevamo chiamato. Non vi dico le difficoltà, perché non è semplice, grandi difficoltà, anche culture interne. Cioè, a Caldiroli se la ricorderà la snob, immagino, no? Gli operatori erano contro questa cosa. Ecco, questa cosa della prevenzione della salute, un po' per Aldone, un po' per tutti i maestri che abbiamo avuto, io credo che debba ritornare ad essere una grande bandiera, grande. Ma anche perché, per parlare in maniera molto semplice, ma insomma, queste pandemie che pare che dovranno ricapitarci addosso, tutti dicono che torneranno altre pandemie, eccetera. Ma possiamo continuare a difenderci solo con la vaccinazione, basta? Cioè, noi dobbiamo in qualche modo anche, come dire, costruire delle strategie di prevenzione, altre strategie. A me questa pandemia mi ha insegnato tante cose, per esempio l'idea di tutela con questa pandemia, la mia vecchia idea di tutela la vorrei aggiornare. Mi è venuta addirittura un'idea molto balzana, chiedo scusa. Voi sapete che l'articolo 32 parla solo di diritto alla salute. A me è venuto in mente che forse dovremmo anche parlare di dovere alla salute, perché intendendo per dovere in senso kantiano, per Kant il dovere è un problema di razionalità e di coscienza, non un problema di obbligatorietà, quindi un problema di formazione del cittadino, di educazione del cittadino, perché ho visto che in tutta questa pandemia appena uno faceva casini, cioè danni, ecco il ruolo della comunità, eccetera, eccetera. Insomma, Mariangela, io ti ringrazio Simona per quello che avete fatto, per aver ospitato questa conversazione bellissima. Mi auguro che possiamo continuare a lavorare un po' insieme e a fare qualcosa di buono, ma soprattutto a fare qualcosa di buono, perché vedo che sta prendendo una deriva troppo brutta. L'ultima cosa che vi dico, mi ha molto colpito, sto seguendo un po' così la pubblicità per rendermi, ho visto che l'advertising delle società di assicurazione sta aumentando a vista d'occhio. A vista d'occhio. Tutte le sere. Ecco, ci troviamo in una brutta situazione perché abbiamo un ministro, bravissima persona, ma che secondo me... Io, Leonora, l'interpretazione dalla sinistra, ho la mia, ho inventato la parola plafond cognitivo. Ci sono dei plafond cognitivi che non si riesce a superare, no? Specie se i plafond cognitivi ce l'hanno gli amministratori, perché in sanità chi ha fatto il bello e il cattivo tempo alla fine sono gli amministratori, nel senso che ovviamente erano preoccupati per la parità di bilancio. In ogni modo, noi siamo irriducibili, continueremo a fare le nostre battaglie e certamente non rinunceremo a questo enorme patrimonio, però permettetemi, la sanità sta messa davvero male. Cioè, vedo proprio i suoi fondamentali che si stanno compromettendo. Per esempio, sul tema delle disuguaglianze, noi non facciamo abbastanza, ma le disuguaglianze stanno lacerando tutto il tessuto nazionale. Lasciamo perdere la Calabria, quello è un caso estremo, cioè, ma stanno aumentando a vista d'occhio. E questo è un brutto segnale, perché noi dovevamo essere universalisti, quindi. Quindi grazie a tutti e un abbraccio e mi congratulo per i vostri interventi.